Giovanni che mi ha detto per ricordare a chi domani vuole andare alla manifestazione per la Palestina, ci sono ancora 10 posti liberi nel Pullman, alle 9, Piazza della Concordia. E poiché è chiaro che noi non possiamo non cominciare questo anniversario senza ricordarci di Vittorio Arrigone, e con che Vittorio sta nei nostri cuori, così come tutti quegli angeli che cercano di ridurre i danni che questo Occidente e questo servilismo alle grandi potenze, Stati Uniti, Israele e chi ne ha più ne metta, con Vittorio Arrigone nel cuore, e che lo dobbiamo ricordare sempre. Ricordiamo anche un'altra grande ipocrisia: ai militari che vengono pagati per fare la guerra ed esportare la guerra, e ha dato il presidente Napolitano e tutte le rappresentanze delle forze politiche. Per Vittorio Arrigone non c'era nessuno. Questa è l'ipocrisia di questa situazione mondiale che stiamo vivendo, piena di ipocrisia. Comunque, noi parliamo di una cosa che per noi è importante. Asilo politico 18 anni, non sono bastati 13 devastazioni ad opera di fasci e di delinquenti comuni. Abbiamo, nonostante tutto questo, con la nostra conciutaggine, continuiamo nella nostra imperterrita e voluta, e anche a volte non lo so come riusciamo a mantenere in piedi una struttura, e non solo una struttura, l'esperimento di una memoria storica che in questa città storicamente ha portato solo cose buone per la povera gente. Voglio ricordare che in questa città, ai più giovani compagni, la sinistra rivoluzionaria salernitana ha determinato un aumento dell'occupazionale del 10% per la povera gente, ha fatto acquisire un diritto a Salerno che oggi viene negato: il lavoro, la casa. Questa memoria molto spesso si dimentica, perché le sedi politiche ora sono diventate sedi di ragioneria, di finanza, i finanzieri. La sede politica è diventata oggi come vincere un terremoto, poi diventa un sopra, non ci siamo di più, è di sotto, la vera se ce ne vuole, e con certi dati pubblici che mantengono questa società. Per non parlare, che nessuno ha fatto il campagna elettorale, nessuno ne ha parlato, come se avessero risolvati, che fra poco inizieranno dopo questa chiamica e questa cloaca, diciamo, indigestione elettorale. A giugno cominceranno i processi per i disoccupati, e nessuno ne ha parlato, come se un movimento dei disoccupati a Salerno, che ha fatto scendere 2 milioni e mezzo di euro per i disoccupati, gli unici che l'hanno fatto scendere, sono invisibili. Questa è la vergogna non solo di questa città. E tanto è vero che noi questa sera volevamo festeggiare, perché questa iniziativa l'abbiamo, che nessuno pensi che questa è occasione elettoralista, ognuno faccia quello che vuole. L'importante è chiaro che dobbiamo impedire che la destra vinca a Salerno, a nord, dappertutto. È chiaro che noi la pensiamo così, però e voglio arrivare al dunque, però ci sta una cosa importante. Io questa sera pensavo di festeggiare insieme ai miei compagni e alle mie compagne dell'asilo politico, che cosa? Il primo giorno lavorativo di un componente dei disoccupati di questo movimento. Ci è stato negato anche questo, per l'idiosia della politica, per la vergogna e per la logica criminale, veramente, che questi politici della nostra città non servono a un cazzo, ma veramente, non lo dice per terribile, lo dicono i compagni, e lo dicono quelle compagne che cercano non solo di difendere la memoria storica di questa città, di una sinistra che ha portato miglioramenti di vita nella città. Guardate che se in questa città ci sta qualcosa di bello, sono progetti che l'hanno fatti i compagni negli anni precedenti. Negli anni precedenti, questo è il concetto. E noi volevamo festeggiare con una prima busta paga di una disoccupata organizzata. Ci hanno negato pure questo. Però possiamo dire, con questi 18 anni di asilo politico, a Salerno abbiamo impedito alla centrale termoelettrica, che cosa, la stanno svendendo tutta. Se non c'è l'asilo politico, questa città aveva una centrale termoelettrica insieme a un
giorno. Se non ci fosse stato asilo politico in questa città, ci sarebbe stato il deserto. Ci sarebbe stato il deserto. Questo lo possiamo dire con piena consapevolezza e coscienza delle cose che noi diciamo. Ora, per finire, anche perché abbiamo dei tempi, pure state accorgendo che stiamo facendo cose veloci, perché qualcuno ha detto: ma asilo politico può fare i concerti qua. Il problema è questo: noi abbiamo lanciato una grande campagna di finanziamento, ci siamo dati l'obiettivo di 8.000 euro proprio per permettere che dei concerti e i finanziamenti li facciamo nella nostra struttura. Noi dobbiamo ringraziare i lavoratori e le lavoratrici del centro sociale di via Cantarella che ci hanno messo nelle condizioni di fare un concerto con la gente. Noi non possiamo fare più concerti nel giardino perché carabinieri, polizia, vice urbani, mancano solo i boy scout e qualcuno di voi lo sa bene. Non possiamo più, per le leggi che ci sono, superare la mezzanotte. Allora ecco perché noi vogliamo fare, abbiamo fatto questo concetto di autofinanziamento, per mettere asilo politico nelle condizioni di una piena autonomia economica, per permettere che i concerti, come si dice, le varie iniziative, si svolgessero in piena autonomia, senza impedimenti e senza limiti. Questo è il motivo perché siamo qua. E ora mi avvio a concludere, sperando che Francesco e il gruppo dei 24 Grana, a cui voglio dire una cosa: noi siamo molto legati, così come tutta, diciamo, quella schiera di movimento culturale degli anni 90 che sono state l'emblema dei centri sociali, anche se qualcuno li vorrebbe ridurre. È vero, c'è una crisi, ma una crisi di militanza. Però mentre alcune sigle e siglette scompaiono, queste forme di resistenza nelle città ancora resistono. Questo è un dato importante, perché a volere asilo politico non sono Celli, Eugenio, Francesca, Davide, Mario, ma è Salerno che muove una struttura in piena autonomia e in piena onestà. Se no, se non ci volessero la gente, la povera gente, i disoccupati, i compagni onesti che a Salerno ci stanno e sto parecchie, soltanto che molto spesso non hanno voce. No, se non fosse per questo asilo politico non avrebbe senso di esistere. Ora noi, con questo nostro compleanno, che qualcuno potrebbe giustamente dire: avete compiuto 18 anni, potete anche votare, perché prima, quando uno raggiunge la maggiore età, può anche votare. Asilo politico, con questi 18 anni, sancirà nella città un nuovo progetto politico, onde evitare che di ritrovarci nella città da detenuti politici che in questa campagna elettorale si è parlato di un cazzo di pace, di vaccino e di pagione. E le persone oneste, pulite, i compagni si sentono dei detenuti politici in questa città, ma non solo in questa città, a Napoli e l'altro. Asilo politico, e qua lo sanciamo, asilo politico lavorerà, e questo lo sanciamo pubblicamente, per uno spazio anche in città. Perché non possiamo andare a delle elemosinate sempre uno spazio per presentare un libro, per fare una rassegna cinematografica. Non possiamo più elemosinare niente. Siamo maturi, è arrivato il momento che questa città si devono modificare dalla radice delle cose, ricordandoci la memoria storica di una sinistra rivoluzionaria che ancora oggi si mantiene in piena dignità, onestà, umiltà, che dovrebbero essere caratteristiche di tutta la categoria politica, che oggi non è solo ceto, ma è un cetino, un cetaceo, un ceto di merda che non conta più un cazzo ed è autoreferenziale. Ora finiamo, sperando che, anche perché dobbiamo andare sempre veloce, perché è ma finisci il cazzo, non è la polizia, è la Sky, è la Spascini, è la Bimba. Allora, scusatemi la volgarità, ora noi diciamo questo: state vicini ad asilo politico, perché io credo che dopo questa indigestione elettorale ci saranno licenziamenti, CSTP, società miste, i disoccupati che nessuno ne parlerà. E guardate che è un dramma grosso, che mentre abbiamo un piano regionale che ha quasi
di euro destinati alla piena occupazione, al piano regionale che ha 27 milioni di euro destinati alle imprese che avranno degli incentivi per assumere disoccupati. In questa città non c'è un'impresa, su 300 imprese 150 sono chiuse, il 25% sono in cassa integrazione e il resto, signori cari, è un intreccio tra malavita e agenzie interinali, e nessuno che dice nulla su questo, dalle organizzazioni sindacali storiche alle forze politiche anche di sinistra. Bene, è anche questo, signori cari, è anche questo. Allora, sperando che Francesco e il gruppo delle 24 grana siano pronti, allora, sposo, ricordiamoci sempre di compagni, ricordiamoci sempre di Vittorio Arrigone e prepariamoci a determinare veramente una partecipazione diretta dal basso per cambiare il nostro modello di vita. Qua se uno è grande per i figli, per i figli disoccupati e se lo hanno loro. I nostri figli devono lavorare qua senza andare a leccare il culo né a destra né a centro né a sinistra. A Salerno prima era così, ma non si capisce proprio niente. Ma tu, penso che va bene, compagni, un ringraziamento veramente questa città lo deve fare a questi compagni e alle compagne, a Eugenia, a Cerno, a Francesco, a Davide, perché veramente sono cocciuti, ma sono cocciuti a mantenere e continuare a sostenere una struttura che, sperando che stasera ci aiuti buono economicamente, che faremo il lavoro all'interno del centro, i bagni che ci hanno distrutti i fascisti, l'impianto elettrico che ci hanno distrutti i fascisti, tutto, questi figli di puttana, il 17, noi abbiamo la causa al tribunale contro Casauro, i minori e le compagni di cava, ci siamo costituiti parte civile per i danni che abbiamo avuto. Finisco con una nota molto bella, ringraziamo i compagni di radio, dei compagni di cava che ci hanno fatto una torta per il 18° anno d'età e la compagna di Giulio che ci ha fatto un'altra bella torta per il nostro compleanno. Grazie compagni e compagni, a voi. Scusa, che non lo
Stop.